Salvo, uno dei concerti di questo mese di agosto è a Torre Melissa. Sì, il 18 saremo a Torre Melissa, il ritorno dopo un po' di anni, dopo questi anni di pandemia, quindi è con piacere che ci torniamo. Tra l'altro gli organizzatori, il Comune ha voluto precisare nella conferenza stampa di presentazione che si tratta di un evento culturale, anche per, e non un semplice concerto turistico, diciamo, di intrattenimento, anche perché ci conferiranno un premio per l'impegno che abbiamo dimostrato. Raccontando attraverso il brano Melissa la storia della strage di Melissa, dei contadini di Melissa che andavano ad occupare le terre. La vostra musica è storia. Storia che si fa attualità, che si fa cultura, che si fa comunque realtà con cui andare avanti oggi. Melissa è una sede importante per voi perché chiaramente avete raccontato la storia e quindi ci fa capire il vostro impegno anche nel sociale, però avete parlato anche di Crotone. Beh certo, Crotone è nel nostro cuore, perché qui la storia dei paesi non può che passare attraverso la storia di Crotone. E quindi a Crotone abbiamo dedicato un'altra canzone che ritorna a pieno titolo, diciamo, nella scaletta che faremo in questi concerti calabresi, proprio per richiamare l'attenzione su un tema che. Malgrado che, come stiamo vedendo ancora in quest'estate, il clima stia dando dei segnali chiari di una devastazione ambientale, qui ci dimentichiamo che invece dobbiamo fare qualcosa e con Crotone vorremmo ribadirlo. E l'arancia coi limoni e l'amianto nei polmoni. C'è un sacco di veleno infiltrato nel terreno dove sorgono le scuole e i bambini stanno a sole. I bambini sull'amianto e le madri con il pianto. I bambini innocenti vittime dei prepotenti. Che peccato che abbia solo scaricato tonnellate e tonnellate di veleno in mezzo al prato. La bonifica che aspetta è la gente che si infetta, che si prende un bel tumore, a 20 anni già si muore.